Ragazzi, buongiorno e benvenuti alla quarta puntata del Let's Play di Final Fantasy VII. Ieri ci eravamo lasciati, che dovevamo finire le quest secondarie prima di iniziare, di continuare la quest principale, perché sennò diceva che non le potevamo finire più, quindi facciamo la fabbrica delle lucertole. Marchiamo, ce l'abbiamo marcata, dobbiamo andare da quella parte? 119. Chissà perché non si può mettere... c'è un gatto là! Ci manca solamente un altro gatto. No, quindi sono facili da trovare i gatti, dai. Perché non ci hanno messo una minimappa visibile sullo schermo? Forse ci sta, si può mettere, noi non l'abbiamo vista come al solito. E un secondo, dobbiamo girare da qua a sinistra. Bisogna parlare con quello là davanti alla fabbrica di lucertole. Factory's off limits. Drakes have been spotted inside. Huh? Wait a minute. Tifa? Don't tell me you're here to take care of those things. Are you? In that case, be my guest. We believe there's at least two groups lurking somewhere inside the factory. Find and cull them all. Okay. Vai. Ex fabbrica Tallaga. Vediamo un attimo la... Cazzo, questa è grandissima, sta fabbrica. Ok. Vedere... Poi sono lucertole volanti, quindi qua non si può andare. Più guarda, ci sta il coso là. Vediamo qua che c'è. Due antidoti. Questo c'ha veleno, le lucertole forse. Quando si può andare, dobbiamo girare indietro. Nella prossima puntata controllo se si può mettere la minimappa dentro. Come si chiama? Eccolo là. Ma sta catena rapida, secondo me, è proprio buona. That's that. No. Quella sta troppo in alto. Come dobbiamo fare a colpire? Vieni qua. Colpo audace, questo è andato. Ti fai finito? Gatto, Tifa dovrebbe avere qualche cosa che abbiamo sbagliato, che ci cura automaticamente. Non abbiamo fatto analisi, quindi adesso dobbiamo continuare di qua. Certo, questa mappa fa proprio schifo. Vediamo se di qua riusciamo a fare il giro e riusciamo a prendere qualcosa verde, va. Dobbiamo fare analisi sui divorieri, ragazzi. Analisi su divoriere B. Ok, sono vulnerabili al gelo. Catena rapida. Dobbiamo essere morti. Quello ancora no, perché... Adesso sì. Keep those gloves up. Sure thing, coach. Comandi. Tifa RT. Perché non può usare le magie? Forse perché quella magia là si utilizza, che gli abbiamo regalato, si utilizza automaticamente. Era qua il posto, no? E quindi dobbiamo andare, continuare da qua. Questo non si apre. Esattamente qua sotto, si è visto pure. Vediamo. E qui teoricamente potremmo anche salvare e prendere gli altri accessori. Una materia ardente. Equipaggiamento materie. Questo non ce lo possiamo mettere.
Ah, questo è Ignis. Che ce l'abbiamo già noi, quindi ok. Ce lo portiamo presto perché lo possiamo dare a qualcun altro. Ma che dobbiamo trovare qua? Dobbiamo andare per di qua. Forse stanno qua dentro, diritto. Locked up tight. Let's end this quick. Not a problem. Cosa? Ah, eccolo qua, guarda, lucertola volante. Dobbiamo fare sempre analisi. Ok. Vediamo che cosa sono deboli. Let's do it right. Sono deboli a qualcosa verde. LB leggenda al vento. Ciao Drake. Come facciamo a fare il vento? Aspetta, Tifa può fare un'abilità. Tallonata. Allora, certo la A. Niente. I won't give up. Tipo, perché non ci aiuti? Ok. Dobbiamo usare magia, energia, a noi. Ok, andiamo a fare lo certo la B, va. That's it. Get ready. So long. Questa è andata. Tifa. Abilità. Tallonata a quella, vediamo se ce la fa. Ce la fa. Keep those gloves up. Sure thing, coach. Però ancora non abbiamo finito la fabbrica delle lucertole. Damn it. Ok, proviamo a aprire qua. Forse bisogna aprire da qualche altra parte. Ma da qua già ci siamo venuti. Però non siamo andati dritto qua dentro, ok. Perché c'erano due gruppi di lucertole e noi ne abbiamo fatti solamente una, ok. Però, eccola là. Bring it! It's on now! Questa è andata una sola. No surprises. L'abbiamo spezzata. Torni dal rigattiere. Sì. Oh, questo qua è bello. Quando hai finito una missione ti fa tornare anche direttamente da quello che te l'ha dato. Così non te la devi fare a piedi. Got rid of those drakes in the factory, did ya? What a relief. I can't wait to give my regulars the good news. You're the real deal, all right. Keep it up. And I can see you going far as a merc in this town. I've worked with my fair share over the years, so believe me when I say that I know what I'm talking about. Anyway, you're needed over at the Pillar. Apparently another flying bastard stirring up trouble. Bet you can't get enough of this, huh? Well... No, I get it. If you're good at something, might as well make it your living. May not know you, but I know a man who's found his calling when I see one. Keep at it. I switch out my stock every so often, so drop by when you're in the neighborhood, huh? Okay, ci ho dato 500 quill. I'm always getting in new stuff to keep up with the latest trends. You won't be disappointed. Oh, io non capisco. Vabbè, andiamo avanti. Always a pleasure. Oh. You look into that other gig yet? Dobbiamo andare alla piazza dei pilastri. Might want to buy some extra supplies first. Va bene. E la piazza del pilastro sarà questa, no?
Però visto che ci troviamo, facciamo un attimo, andiamo qua e dobbiamo eliminare i ratti marnari. Quindi bisogna andare, bisogna scendere da qua. No, bisogna andare di qua e poi andare da questa parte. Sì. Poi sulla destra. Qua sono i ratti mutanti. Eccolo là, l'ho visto uno. Guarda qua. Dobbiamo andare, ok, salto leggero, così facciamo X, facciamo l'attacco, e poi abilità catena rapida. Sono morti tutti i gatti mutanti, credo. I ratti mutanti, no, i gatti mutanti. Una bestia. I don't see any doom rats around. What do you think? Should we wait? You know, this might be a waste of time. Let's head back to the store and touch base for now. Ok, c'erano pure tre granate qua. Quindi questa parte della quest continua. Dobbiamo ancora trovare un gatto, tra le altre cose. Vediamo un secondo. Ah, quindi dobbiamo ritornare indietro. Facciamo una cosa. Andiamo. Quella ci aveva detto che se andavamo qua ci potevamo riposare. Quindi andando dritto a destra, così recuperiamo tutto, no? Quello qua. Oh, ieri già. Oh, questo ci ha dato una quest. I'm trying to get a cat to come out. It snatched one of my pastries and scurried in there. Will you be a dear and lend me a hand? Laggiù dove? Laggiù, laggiù. Questo è un gatto. Forse è un gatto bianco. Eccolo là. Sì, abbiamo trovato pure tutti e tre i gatti. This sucks. Se ne è scappato. Screw this. Torniamo da Betty. Betty è la ragazzina che ci aveva chiesto di trovare i gatti. What? They ran away? So I'm never gonna see them again? You guys, you came back. Ah, c'è pure il coso dei capelli uguale al coso dei gatti, al collare dei gatti dello stesso colore. Ci ha dato un bacio di pulzella e ci ha recuperato. Oh, ci ha dato tutta la vita e il mare indietro. Perfetto, questo l'abbiamo fatto. Adesso facciamo una cosa. Andiamo per i ratti, quindi a sinistra, poi sempre a destra, sempre dritto, e poi a destra e a sinistra. E poi andiamo a vedere la piazza da quell'altra parte. A sinistra, sempre dritto. Ok, poi a destra. Speriamo che non ci perdiamo. Ok, a sinistra. Quello sarà un ratto mannaro. Forse vengono solo la notte. Questo è il ratto mutante. Ma abbiamo fatto già analisi, no? Dobbiamo fare l'analisi. Abilità. Analisi. Ratto mutante. Questo invece sono deboli al gelo. E anche i ratti mutanti dovrebbero essere andati per il mare. Questo non è andato per il mare. Ma Tifa perché non usa i suoi superpoteri? A che segreto? It's on now. Questi erano molto più forti però. Ah no, erano questi i ratti, perciò erano più forti. Abbiamo finito anche questa missione, ce ne rimane solamente un'altra di missione secondaria. Dove sta il soggetto? Eccolo qua. Finally managed to get those doom rats, huh? Thanks guys, you're the greatest. Prego, prego. Was so dead in here, I thought I might have to close up shop for good. Hey, got an idea. Hear me out. If the guy who took
care of the town's rat problem, told everybody where he liked to shop. Well, what do you say? I'll make it worth your while, of course, give you some incentive, talk you up to Weimer and my customers, and anybody else who listen. You'll be swimming in work before you know it. Yeah, sure. Okay then, that's what I like to hear. Seventh Heaven, the new merc in town and my little store. I can see it now. We're gonna clean up. 5 gran pozioni, ok. Questo non compriamo niente. Ragazzi, secondo me però dobbiamo cominciare a pensare di comprare le quote di Fenice, perché ne teniamo solamente 3. Ah, questo però scorta ne tiene 0. Ma scorta che significa? Non li compriamo, andiamo a materia che tiene. Tiene aggirante, che non ci funziona. Questa qua che ci fa tuono, glaciale che ci fa gelo, oh, questa qua curativa secondo me bisogna comprarla. Compriamola una, e poi compriamo pure una di questa qua che non ce l'abbiamo, che fa, ci abbiamo tuono. Ok. Ciao Johnny. Ok. Abbiamo completato anche il secondo randaggio. I'll bet a lot of people are talking about you right now. There's this amazing merc who can handle anything. Nothing I've done around here has been all that special though. Oh, so you want more of a challenge, huh? Andiamo Tifa. Dobbiamo andare da quell'altra parte, in fondo a tutto. Perché ci ha dato un'altra quest qua adesso? Perché quello là, forse abbiamo fatto le analisi sul dossier, ma questo o ci vuole dare una ricompensa? Chi è questo? Ah, ok, sempre i gatti. Ciao bella. Oppure no, questo ci dà ancora un'altra quest forse. Vediamo un secondo. Siamo diventati famosissimi. Ci dà un'altra quest. Now that I know you can handle yourself in a fight, we've got a real killer on the loose, you see. A rabid catch dog. Maybe you heard people talking about it. Shinramuk gone feral. Last sighting was in Scrap Boulevard. Non ci siamo già andati nella discarica. You're a lifesaver. Sono ragionalmente certo. Forse mano a mano che va avanti aumentano. Sì, siamo già andati. C'era un'area che non abbiamo visitato, però. Grazie, spostatevi, dai. Ok. E poi ci sta una cosa importante. Bisogna farmare. In questo gioco bisogna farmare un sacco. Perché se arrivi avanti, che non c'è abbastanza punti di esperienza e roba che serve. Io per qualche motivo mi ricordo un verme che sta dentro le pianure. Che era tostissimo, sono dovuto. Non so che devo fare, sono dovuto tornare indietro a far male. E quello secondo me zona X significa più o meno sta da questa parte. Allora, vediamo un secondo, noi siamo venuti da qua. Mica bisogna salire sopra. Proviamo a fare il giro da qua. In tutta questa discarica però c'è un pezzo che non eravamo entrati qua dentro. Eccolo qua. Facciamo un'anessa. Non so perché partiamo sempre con l'attacco pesante. Facciamo analisi, vediamo che cosa è debole. Al ghiaccio, chi ce l'ha il ghiaccio? Chi faccio il ghiaccio? Magie Crio. Vediamo quanto danno ci fa. Mi sa che tipo non l'ha preso.
Ci ha preso in pieno invece lui a noi. Curiamoci. Right. Questo è... No, non è... ancora non è andato per... Ma che ci ha schivato? So long. Come fuga? Damn it. E dove andiamo a prendere un'altra volta questo? Forse dobbiamo continuare a girare qua dentro. Ma mi ricordavo che pure noi avevamo una cosa per fare fuga. Proviamo ad andare dalla parte della caverna, della grotta. Qua non ci siamo. Eccola. No, è andato da qua. Sarà sicuramente qui. Hey, over here. Tifa. Hey, Cloud. Ci ha aperto una parte nuova della, del posto, dai. I drove the hound into the area up ahead. He's pissed, so make sure you're ready. Eccola. Here I go. Right behind you. Ci dobbiamo curare. Facciamo una gran pozione a noi. E poi facciamo energia a Tifa. Però Tifa dovrebbe avere il coso che ci cura dopo che lo ricontrolliamo, sono sicuro che ce l'ha. Ecco, adesso ci facciamo questa lesione estremante. Abilità lesione estremante. Pugno rabbioso. E Tifa ci fa abilità tallonata, seguggio la mano. Stiamo ancora morendo. Tallonata. Pozione a Cloud. I've got you covered. My turn. Come on. Brace yourself. Ma non l'abbiamo preso con. Ma è possibile che ci schiva l'abilità questa? L'abbiamo preso, tolto. Estremo. Mamma mia. No, non torniamo là perché era meglio tornare. Vabbè, ce la facciamo qui, intanto non è stato tanto lontano. Andiamo Tifa. Comunque questo era fortissimo. Se troviamo due casse le distruggiamo, tanto adesso
cioè abbiamo la vita al massimo e sicuramente non ci fa combattere più il gioco. Andiamo. Took care of the dog, did you? Phew. We owe you one. Gotta say, I've never seen a Shinra breed like that before. Out of curiosity, when exactly did it show up? Oh, today. The first reports came in just this morning. Why do you ask? Wait a minute. There's this crazy story about a Shinra research lab hidden right beneath our feet under the slums. Huh. Really? That's news to me. And here I thought you might know something I don't. Well, I guess not. It's a big organization. Sure, there's lots of secrets I don't know. Yeah, fair enough. You got the bastard. That's good enough for me. Ok. Ah, ci ha dato tutto, vedi? A lot of good things about you lately. A posto, ci rimane un'ultima missione. A meno che non ce ne dà qualcun'altra. Insomma, il ragazzino qui non ci ha dato... Avevamo completato una parte del dossier. Vedi? Indagine elementare, fascicolo completato. I've done it. I've developed a new materia. C'è un nuovo materia. Questo... Oh, guarda qua, qua fa pure analisi a 2 stelle, sono... su più nemici. E questo c'ha vento, mettiamo sì sì. Compriamo vento sicuramente. I look forward to receiving all of your future battle intel submissions. Allora, però adesso dobbiamo capire un secondo una cosa. Tifa, ci abbiamo dato sulla banda di ferro questa cosa qua. Però deve avere PM o carica ATB sufficiente. Ok. Quindi dovrebbe funzionare 3 volte per ogni partita, per ogni battaglia. Speriamo. Secondo me non ha mai funzionato fino a mo. Qua dobbiamo andare a destra. Questi stanno parlando. Stanno andando bene. Ok, oramai siamo arrivati qua, andiamo dritto. Forse ci sono qualche cosa che dobbiamo scoprire. Guarda qua quanti gatti. Abbiamo sbagliato strada. Vediamo un attimo qui. Niente. Dobbiamo girare a destra. A destra. Dobbiamo quasi arrivare dove siamo usciti dal treno. Seriously? Okay. Sorry, but it's outside our jurisdiction. Tifa, you won't believe this. A cerulean drake flew in from the train graveyard, but these two clowns refused to get off their butts and do anything about it. Hey, is that? It is you, the new Merc. Then maybe you can help us out. The drake is in the old telegraph factory over there. But to reach it, you'll need to get a hold of a watch security key. You should be able to find one inside one of the crates. I forget which. Just smash them all. E dove stanno le casse? Dobbiamo ritornare dove stava la fabbrica di prima. Ok. Perfetto. Quindi dobbiamo... perfetto, niente. Dobbiamo tornare indietro rispetto a dove... Ok, adesso più o meno perfetto. Però non è da qua, dobbiamo girare qua. Sneak in and the watch will be mad at you. Qua. Recently a rather if it ain't the Merc himself. Qua c'erano le lucertole volanti. Dobbiamo andare dritto, destra. Yeah. Diritto, destra, 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 sinistra. Ok, diritto. Possiamo evitarle. Destra. Qua non è che c'è, no. Destra. Rompiamo pure queste casse qua. Okay. Una medaglia Moguli. Of course not.
Ma come Stasium? Qua dobbiamo... Non capisco perché la tiena rapida non ha funzionato. Keep it together. I got this. Tallonata a quello. No, non l'abbiamo preso. Watch yourself. Taken over. Bring it. Perché forse era in alto. Abilità tallonata adesso deve funzionare. Ok. Keep those gloves up. Sure thing, coach. Non ce n'è stato manco bisogno di usare la tallonata. Allora dobbiamo andare di qua. Di qua. You're dead. Ciao Domenico. Sorry. Giusto, un nemico di tipo diverso, no? Che non sono riuscito a vedere. Ah, c'è un gatto mannaro, ok. Ok, questo qua andiamo, via. Abbiamo sbagliato abilità. Perché ora non lo colpiamo perché sta là sopra. Dovevamo utilizzare un'abilità. Eccolo qua, adesso sì. Sorry. That's a win. Ok, adesso questo qua forse si può aprire. Locked up tight. No, allora dobbiamo aprire. Dobbiamo rompere tutte le casse che stanno qua dentro per entrare qui. Quindi dobbiamo andare a cercare le casse. O almeno così ha detto la tizia. You asked for it. Abilità, catena rapidi. That's that. Vabbè, anche Tifa non c'ha nessun Brace yourself. Nessuna abilità a distanza. Ma ancora non abbiamo abilità a distanza. Solamente Barrett c'ha l'abilità a distanza. Una chiave, eccolo qua. That the key? Yeah. Ok, possiamo tornare in... Là già ci siamo andati, vero? Sì. Perché qua è dove abbiamo preso qualcosa verde per terra. Passiamo da sotto. Qua ci sarà un super boss. Here I go. Right behind you. Dove sta? Ah, sopra. Ma questo come lo facciamo attaccare? Partiamo. Che domande. Ma ce l'abbiamo dato il colpo. No holding back. Abilità tallonata, vediamo se ce lo dà. Non ce lo dà. Abilità lesione estremante, riduce la distanza al bersaglio. Vediamo se saltiamo. No. Adesso le dobbiamo usare l'abilità. That's it. Però dovevamo fare analisi. Aspetta, sbagliato. Facciamo analisi. Ok. Abilità, analisi. Perché questo qua non ce l'abbiamo ancora. La scheda. È sempre vulnerabile al vento. Si strema facilmente con attacchi di vento se subisce una determinata quantità di danni. I suoi attacchi turbini ghiacciati. I suoi turbini ghiacciati si possono neutralizzare temporaneamente con magie non di gelo. Ok, quindi Ignis ci possiamo fare a questo. E un attimo, Ignis a questo qua. Vai. E l'abbiamo fermato, visto? That's the way to do it. Ok, torni da Gwen, sì. Bella, se no, quando finisci le secondarie
vi fa tornare direttamente a quello che dà da loro a questo. Ciao Gwen. And there he is. I knew you were the right man for the job. There's no denying you're the real deal. Not like these idiots with their excuses. Rather have one of you than 20 of them. They're just doing their jobs. Can't expect them to be at your beck and call. What exactly is it you're trying to say, Merc? You need people who can follow orders, too. I see now. Heard you were ex-Shinra. Guess I shouldn't be surprised you'd go to bat for your old buddies. Me? I'm just looking out for my people. All there is to it. Hell with you. Ciao, we can take care of this town ourselves. No more Mercs or Shinra. We'll build up the watch and kick you all out. Ci ha dato un braccetto astrale. Aspetta, però dobbiamo... Ok. Okay then. That's another solid gig in the books. You know, the whole town is really impressed with what you've done. Keep it up and you'll have enough work to keep you fed for a lifetime. Mamma, dobbiamo andare avanti con la storia, Tifa. And don't you forget it. So where do we get paid? The shop or something? Yeah, but why don't we head back to the apartments first? Take a quick breather. Se ne dicono che così. Lesson was that again? Lesson one. Got it? Anyway, let's go. Però ci dobbiamo andare. Ah, evento secondario, tête à tête. Bisogna farlo assolutamente. Dobbiamo tornare qua. Ma io non capisco perché non si può mettere un fetente di segnalibro. Ok. Per andare là bisogna girare a sinistra. Andare sempre dritto, sempre dritto, sempre dritto. Ce la possiamo fare. Andiamo di fare. Però aspetta, prima di fare tutto ciò bisogna fare Cloud, banda di ferro. Adesso ci abbiamo braccialetto astrale. Dobbiamo mettere sicuramente braccialetto astrale. Però vediamo un attimo, banda di ferro, questo qua che ci teniamo? Ci teniamo Ignis, quindi dentro a braccialetto astrale ci dobbiamo mettere già ci sa Ignis. Dobbiamo mettere Galvani, che è quello del... no, tu no. Aerea. E così abbiamo anche la magia del vento, abbiamo fuoco, energia e analisi. E visto che ci siamo, controlliamo pure Tifa che tiene nella banda, tiene chakra, recupero 25% dei PV mancanti, ok? Crio, gelo e poi lancio magico di energia fino a trovarti in battaglia. Questo qua non sono tanto sicuro. Vediamo pure un'ultima cosa, espansione delle armi. Abbiamo imparato tutte e due, sia lesione estremante che catena rapida. E Tifa l'ha imparata tallonata. 90%, perché lei non la usa quasi mai tallonata. Poi dopo dobbiamo mettere a posto pure tutti i personaggi, però adesso andiamo avanti. Andiamo a fare questo tête à tête. You won't be getting any more. Don't take your eyes. Oh hey. Thanks for helping. Thanks out. To the officer. Yeah. It's the mercenary. My husband decided to go to the station. Ma siamo in un'area di mitica. Di come si chiama? Di Midgard, no Midgard. Huh? Someone's back awful early. Not that I mind. Would you two be dears and swap your filters out for me? I left them in your rooms. Ma poi ci dovrebbe essere i 1500 quill che ci doveva dare Tifa. Not so fast, you. Do me a favor. She needs a friend. A real friend. We're already friends. So when she talks, are you really listening? Thinking about her and her feelings? Or are you just going through the motions? Go on. Andiamo sopra. Let's take care of this real quick, okay? Sure. Come over when you're done.
Ma veramente devo andare a cambiare i filtri. No, secondo me succede un'altra cosa. Troviamo a Barrett qua dentro. Troviamo qualcuno sicuramente qua dentro. Allora, sicuramente ci possiamo riposare un secondo, così prendiamo tutto al massimo. Parcheggiamo la spada vicino al letto. Ok. E questo qua si poteva fare pure sulle panchine, come aveva detto il gioco l'altra volta. Mo, come si fanno a cambiare i filtri? Dentro accesso. Ci improvvisiamo pure idraulici. Andiamo dalla Tifa. Give me one sec. I'll be done in a bit. Oh, finally. So, after you left the village, I let you off the hook before, back at the hall, but not this time. Well, when we were kids, everybody wanted to be a soldier, right? Yeah, I remember they were on the news every day during the war. Thing is, by the time I finally made it in, they didn't need heroes anymore. It was nothing like what we dreamt of. It was just working for Shinra. Just... I'm sorry. I know it's a touchy subject. Not exactly small talk. Especially with someone you haven't seen in a while. I get it. Still, it's kind of funny. Us going our separate ways, thinking that must be it. That we'd never meet again. And then here, of all places, we do. You know what? We should totally celebrate. Let's dress up and hit the town. Really? I mean, why not? It'll be fun. Do you even have fancy clothes? Not like fancy fancy, but I'll figure something out. What do you think would suit me, huh? Oh, ci possiamo cambiare pure il vestito forse. Quindi un vestito classico, qualcosa di sportivo o un look esotico. Facciamo un look esotico, vediamo che si mette. Really? Then again, if we're making an effort. Be sure to pick an outfit that goes with mine, okay? Will do. Mettiamo il cappello del fungo. So much fun. You'll see. Yeah. Maybe. And on that happy note, I think it's time we head back to the bar. Come on. You don't need a break? Honestly, I'm feeling pretty good. Ci ho provato Cloud, questo lo manda per il mare. Marl isn't always right, you know. Ci ho mandato per il mare, ragazzi. Ok, continuiamo. Dobbiamo scendere giù. Hey Marl, we took care of the filters. So, we're gonna head back to the bar now. Take care, you two. Oh, you're looking pretty chipper. I don't feel that different. Must be my imagination, then. Anyway, keep your wits about you, Merc. A token of my appreciation. Be good to her. Una moneta della mezzaluna. Scusami, ma questa non aveva detto che si metteva un altro vestito? Vabbè, sicuramente ci possiamo mettere l'ammonito a quest'altro, no?
Riduce i danni subiti se chi lo porta. Se chi lo porta non è personaggio attivo. Questo mi sembra proprio buono. Ciao Danilo. Secondo me può darsi che adesso che andiamo in città succede qualcos'altro. Ah, ok, qui ci sono anche i piani così. Ragazzi, abbiamo completato i bassi fondi del settore 7. Questa puntata qui sicuramente la intitoliamo The Quest del settimo cielo. E adesso ci siamo persi un'altra volta perché non dovevamo andare qua. Andiamo a parcheggiare tipo qua, che non possiamo mettersi nel libro, quindi la seconda a sinistra. Abbiamo fatto tutta sta roba, guarda qua, abbiamo fatto il dossier di Cadley, colonia mutante, la fabbrica delle lucertole, amici scomparsi, il segugio randaggio e minaccia al cimitero. E scusa, gli eventi? Quindi questi qui fanno vedere tutti gli eventi del capitolo 3. Però questi qui sono solamente... credo che sono solamente gli eventi principali, sì, non sono quella... Non sono le quest, gli incarichi. Ok, questi qui gli eventi sono principali e secondari e poi dopo ci sono gli incarichi. Ok, quindi la scena reagisce e la fine è ancora nel capitolo 3. Andiamola a vedere. Lo chiamiamo sempre le quest del settimo cielo, la puntata. E forse ci introduce al capitolo 4. Vai. Well, you want to head inside? Sì. Stavolta non ci ha detto che abbiamo lasciato cose in sospeso. We're back. Did you have fun? Lots of fun. Hey, need y'all downstairs. Right now? Then the plan is... Marlene, wanna go wait for Jesse out front? Okay. Looks like we're officially on for tomorrow night then. Gotta go over the details with the others. Before you do, about my pay... You'll get your money. So sit down and shut up until we're finished. Double time, Tifa. Questo c'è una stanza segreta sotto al flipper. Oh, I'm really sorry, but it shouldn't take much longer. In the meantime, grab a seat. What'll it be? Qualcosa di forte. I don't know. Something hard and bitter. Comunque, secondo me, questi hanno fatto il motion capture di tutte queste scene così. Perché le animazioni sono proprio perfette. Well, most people would say something sweet right about now. I'm sure they would. Ah, but you're a more discerning customer, aren't you? In which case... Our house special, the Cosmo Canyon. Beautiful. I gotta go. Enjoy. Stanno scendendo tutti sotto i flipper e noi ci lasciano qua. Hey, you see the news? The reactor bombing was the work of the eco-extremist group Avalanche. Public enemy number one. Gets your heart racing, doesn't it? They don't know our faces, so we're in the clear for now. But we'll want to capitalize on this momentum.
Speaking of which, you coming on the next one? For the right price. Ma se ne va pure lei sotto flipper. You can bet I'll be pushing hard for a raise. Tifa will be joining us too, but I don't know. Even the blind man can see her heart's not in it. She was never on board with the bombings, so if it comes down to do or die, if I've got to put my life in someone else's hands, then I'd rather that someone was a professional, like you. Non mi ricordo che andavamo pure noi sotto a flipper. Forse andiamo pure noi adesso sotto a flipper. Tifa è uscita fuori dalla squadra. Abbiamo appena dato. Non ci può uscire sotto la... Ah no, da questa parte. Forse dobbiamo andare da dietro? No. Assoluto, ma è flipper? Forse dobbiamo semplicemente uscire fuori, dai. Non dobbiamo uscire fuori. Ok, non ci può uscire fuori. Dettagli. Aspetta che finisca la riunione. Che facciamo intanto? Compriamo un disco. Facciamo una partita a freccette. Per vincere a freccette devi azzerare il tuo punteggio in meno turni possibile. Puoi tirare 3 volte per turno premendo A entro il tempo limite. La precisione del tiro aumenta quando più il reticolo di tiro è piccolo. Ok, proviamo. Quindi all'inizio bisogna fare un sacco di punti. Questi non sono un sacco di punti. E ogni volta che facciamo dei punti li diminuiamo dal punteggio. Ah, quindi più la cosa è piccola. È impossibile fare. No. Questo l'abbiamo fatto a culo. Altri 175 punti. L'ultimo. Scusa, ma l'ultimo bisogna farlo per forza precisissimo. Non quasi. Quindi dobbiamo fare un altro 50 e poi dobbiamo fare 25. E ora per fare 25, quelli là sul giusto sono il doppio dei punti, quindi dobbiamo fare tipo 20 adesso e poi 5 dopo. Ok, viene pure evidenziato. Però avevo detto quello che bisognava finire entro 3 turni. Oh, guarda là, Wedge è quello là più forte di tutti. Però abbiamo... E Barrett ha fatto meglio di noi. Vabbè, un giorno... Forse dobbiamo per forza comprare un coso al jukebox, dai. Compriamo pure il jukebox, dobbiamo perdere tempo. Ok, una copia ti fa steam. Che è successo? Maybe just chill a bit. Ok. Quindi ce ne danno gratis i cosi del jukebox. E ne abbiamo mancato uno. Vabbè. Tanto non facciamo il... come si dice? Il platino. Non so nemmeno se ci torniamo qua in realtà. Ti fa incazzato. Questo è proprio distante. I heard you're having second thoughts.
I know we have to think big if we're going to make a difference. But not like this. I feel trapped. If it feels wrong, don't do it. Piano piano escono tutti quanti al flipper. Guess that's that then. What, they kick you out? We agreed to disagree. So, you want another drink? Tifa! Time to celebrate. Break out all the good stuff. Oh, sure. We won't be needing you for this next job. Feel free to look for work elsewhere. Fine by me. That's how I like it. No contract, no obligation. Figured you'd say that. Here, the rest of your payment, along with a little extra for your exemplary service. Ma come un piccolo extra? Ci devi dare $1,500, bello. Gonna have to ask you to leave now. This here is a private affair. Sorry, I tried. We talked it over, but in the end, we didn't want to put so much on you. This is our fight. Jesse, what's the holdup? Be right there. Quello è il campione di freccette, ragazzi. No hard feelings, huh? It's fine. Let's talk more after I'm done here, okay? Really, it's fine. Come on, Jesse, I'm dying here. I'll catch you later. Sorry to keep you thirsty boys waiting. Avalanche! Ragazzi, andiamocene. Questi sono tutti fetenti. Ma pure noi siamo fetenti. Slow down! A parte che ci hanno dato $500 in meno. Come tomorrow. What's up with them? Where does he live? Siamo ancora al settimo cielo. Just shut up and wait. We'll find him soon enough. Man! Seems like the boss always gives us the most shit-tastic assignments. Questi ci hanno ordinato di picchiare Barrett e Company. Hey, brother. You from around the way? I guess. No big man with a big gun strapped to his right arm? Heard he set up shop somewhere in the neighborhood. That depends. Ah. Clever. Smell an opportunity to make some scratch to you. 500. 200. Three. Whatever, man. Let's find somewhere quiet to talk. Walk with me. Oh, ma questo Claudio è proprio mercenario. Got something to say? You looking at me? We'll be fine. Is he with them? Move it! I said move! Look at all these assholes staring at us. Hanno dei ratti mannari. Se li mangiano sti due. Don't overdo it. Word of advice, Blondie. Don't piss off my friend here. You'll be real sorry. Unless you got some kind of death wish, then be my guest. Questi ci vogliono picchiare. Per sparagnare i $300. You, brother. And don't worry. I ain't the backstabbing type. Most days. Sicuro. Spill it. You know where the bastard's hiding, don't you? I told you before. That depends. Oh yeah? You wasted my time! Shinra's time, you mean? Coltellino! No, non l'ho visto, lo spadone che teniamo noi. Like I give a shit. Yeah!
Abilità catena rapida. Tipo lo scobbio, eh? Quello già è andato per il male. Big man with a big gun for an arm, right? Hey, it's... Why do you want it? Just a grunt following orders, you know? Nobody tells me shit. Let me walk away. Please! Oh, non è morto. Adesso sì. I'm waiting. Smash him to a pulp! Questo c'ha una specie di attacco elettrico. Carica. Facciamo uscire Ignis, ma secondo me è vulnerabile. So if they weren't Shinra, then not my problem. Lesson one for life on the ground floor. Get some rest. Però vedete, se vi cambia la missione principale, questa è già la seconda, la seconda o la terza volta che ce l'ha cambiata. Vi ci ho detto di andare a una parte e invece ci ha ingannato. Aspettate un secondo. Prima che ce ne andiamo, prendiamo però il jukebox. Bisogna andare qua, credo. Ma non è qua. Qua siamo troppo lontani. Forse qua, qua. Vediamo quando se ne esce. Ok, siamo qui. Pleasure in their panic. More than a little. Thanks. I'm sure he appreciates it. Check out our new expanded line. Ci deve essere un jukebox. Forse sta al piano di sopra. Oh hey! Got some real nice stuff in store. No, questo ce lo vende il tizio qua. Vabbè. Ok. Così perlomeno non dovrebbe uscire più. 50 kg sono pochissimi. Qua c'è pure il tizio nella stanza 203. Oh, sta Jesse. Psych. Are you gonna let me in so we can talk in private? Guess I'll get right to the point then. Huh. What have you got there? An apology for not getting you on the mission. Or not. What do you think it is? A proposition. Nailed it in one. Gonna have to ask you to keep all this a secret from the others, though. It's a personal matter. Something I need to sort out tonight. Tonight? Tonight. You and me, together. I want you to come with me to the Sector 7 plate. I'll give you the details on the way. That's fine by me, but don't you have a pretty big day ahead of you? I do, but if I don't deal with this now, it's only gonna get harder. Anyway, I can count on you, can't I? Hmm. Oh. A down payment. Una materia di Ifrit. Ifrit, se non mi sbaglio, è un'evocazione. Tenendo una materia di invocazione. Ah, invocazione. Nello speciale alloggiamento delle armi potrai invocare l'Esper corrispondente quando questo si risveglia per aiutarti ad affrontare nemici particolarmente temibili. Quando la barra che compare in questa occasione è piena, invoca l'Esper e la sua potenza sovrannaturale. Ok.
Quindi la puntata, nella prossima puntata, ragazzi, vediamo di fare la quest di Jesse e vediamo come va avanti il gioco. Ma possiamo andare in camera di... andiamo un attimo in camera di Tifa, ma non si può andare. Detto tutto ciò, noi ci salutiamo per stasera e ci rivediamo domani e continuiamo Final Fantasy VII Remake Intergate. Vi lascio una buona serata, ciao a tutti.